Siamo con Giorgio, super tifosissimo della Pistoiese. Giorgio, oggi la Pistoiese mette sembra. Pistoiese oggi ha fatto il suo, il massimo, si è staccata dalle seguaci e siamo contenti che ormai quest'anno è andato bene, e segnano continuamente. Ho visto anche partite peggiori. Manca poco quindi alla promozione? No, praticamente no, mancano qualche partita ancora, ma secondo me ormai siamo già designati a farci la Serie C, perché bisogna guardare il futuro. Ormai il passato è andato bene, ma il campionato sì, ora speriamo si rinforzi, faccia come quest'anno, segnare. Quando si vince va sempre tutto bene. Siamo con quattro tifosissimi arancioni, nome? Viola, Letizia, Giulia, Alice. Come vi è sembrata la partita? Bella. Molto caloroso come sempre, una bella partita. Ma questa iniziativa dell'Avis come vi sembra? È una bella cosa anche per dare le maglie a tutta la curva. E insomma per farci pubblicità è una cosa importante, non ha nel sangue. No, per me è la stessa cosa, è una bella cosa che abbiano queste iniziative. Sì? Diciamo molto scemo. Vai Alice. Porterete ovviamente altre tifose della Pistoiese allo stadio? Certo, di sicuro. Ci sono dei bei giocatori. Anche quelle da sottolineare. Anche l'occhio vale la sua parte. Siamo qui con rappresentare l'Avis, come vi è sembrata questa iniziativa allo stadio oggi? È stata bellissima, la curva ha risposto, la tribuna uguale, abbiamo seminato magliette, berrettini, ora speriamo di raccogliere perché i pistoiesi sono persone sensibili, pertanto sono convinto che ci sarà un ritorno. Con questi bei giovani qui intorno si riuscirà senz'altro a far crescere le donazioni a Pistoia. Invece parlando della partita, questa Pistoiese come ti è sembrata? Sembrata un pochino anemica per rimanere in tema di sangue, perché insomma bisognava andare sul 2-0 tranquillamente. Non è questa una squadra, voglio dire, da bassi fondi, pertanto si poteva dare il colpo di grazia, tutto il tempo a patire, bisognava cercare di richiuderla prima, tutto qui. Stesa a tratti, come ha detto lei, un po' sì e così, però dai, ci siamo quasi. Ci siamo quasi, io poi ce l'ho nel cuore, io l'ho portata a giro per l'Italia, in Serie A, in Serie B, in Serie C. Rognoni, Frustalupi, li conoscevo tutti i giocatori, si stava fuori aggiornati, sicché un pezzo di cuore è arancione.